through frustration. Clean bandit, sign up all, and Marie thing made them air. Ciao, io sono Rosa, ho 28 anni e vengo da Salerno, anche se ormai vivo da 2 anni a Roma. Nella vita sono una modella e amo il mio lavoro, ma non sono solo quello. Infatti ho conseguito una laurea in management strategico con 110 lode. So di essere una bella donna e non lo nascondo, ma non mi è mai bastato. Il complimento più bello che posso apprezzare è sicuramente che è più bella dentro che fuori. Io dico sempre che una bella donna deve essere doppiamente intelligente, per mettere un po' a tacere i pregiudizi che ci sono sulla bellezza. Nella mia vita ho fatto tanti sacrifici per laurearmi ed arrivare a fare oggi il lavoro che mi piace. Sono indipendente da quando ho 18 anni, non ho mai pesato sui miei genitori e non mi sono mai piaciute le scorciatoie. Per questo dico sempre che sono più orgogliosa dei miei no che dei miei sì. Sono una persona molto ambiziosa, sicuramente non rinuncerei mai alla mia carriera perché ho fatto tanti sacrifici per conquistarmela. Però in futuro mi vedo vicino a una persona e magari con dei bambini, quindi magari una bella mamma in carriera. Se riesci a farmi aprire e a conquistare la mia fiducia, io non ti tradirò mai. Una cosa che proprio non mi piace del mio carattere è l'eccessiva intransigenza che io stessa ho nei miei confronti. Non mi permetto quasi mai di sbagliare. Forse questa cosa dipende un po' dall'educazione che ho ricevuto dai miei genitori, che sono per me le persone più importanti al mondo, le persone che più amo. Loro hanno sempre avuto grandi aspettative nei miei confronti e questo mi ha portato in generale nella vita a tendere a non deluderli mai. E quindi sono diventata negli anni il peggior giudice di me stessa. Amo la moda e tutto quello che c'è intorno, adoro fare shopping con le mie amiche durante il tempo libero, ma soprattutto amo le scarpe e le borse, sono una vera fanatica, credo di averne più di 100 paia. Un'altra passione che ho è la lettura, in particolare adoro Osho, leggerlo mi calma e mi fa pensare che il passato è passato, per cui non vale la pena pensarci. Adoro anche andare al cinema e a teatro. Avrei voluto poter crollare quando sentivo di dover crollare. Questo forte senso di responsabilità che ho nei confronti di chi amo e in primis nei miei confronti mi ha fortificato forse troppo. E oggi posso apparire una ragazza un po' fredda, un po' dura, però io so di avere un mondo dentro. Mio padre è l'uomo della mia vita, rappresenta una parte di me. Forse io so di essere troppo simile a lui. È un uomo con un cuore grandissimo, è veramente una delle persone più buone che abbia mai conosciuto. Non riesco a parlare spesso con mio padre e questa cosa mi dispiace, perché vorrei potergli dire più spesso che lo amo follemente. Io non ho mai visto piangere mio padre, tranne una sola volta, quando mi sono laureata e ho dedicato la mia tesi a mio padre. Mi ricordo che mi ha praticamente sfiorato la mano ed è poi scappato fuori dall'aula commosso. E quella cosa è uno dei ricordi più belli della mia vita. Oggi sono felice della donna che sono e lo devo a loro, ai miei genitori. Non è descrivibile l'amore che nutro nei confronti della mia famiglia. Farei veramente di tutto per loro. Forse è vero, mi sono un po' addolcita. La vita mi ha smussato gli angoli, mi ha tolto qualche asperità. Sono una persona che va molto a pelle. La chimica per me è fondamentale, per cui se non mi scatta qualcosa di empatico con l'altra persona, non mi ostino nella conoscenza. Mi piacciono i ragazzi raffinati, eleganti. Le prime cose che noto in un ragazzo sono gli occhi e il sorriso. In realtà ho un po' una fissa per i denti. Perché una regola che vale in tutto l'universo. Chi non lotta per qualcosa già comunque perso. E anche se il mondo può far male. Per me amarsi è avere la possibilità di scegliersi tutti i giorni. Vorrei trovare un ragazzo di cui potermi fidare e una persona anche a cui potermi affidare a volte. Una persona che mi capisca e che mi aiuti nelle scelte della mia vita. Questa lacrima infinita. Qui spero di trovare un ragazzo che mi faccia provare emozioni forti e che soprattutto mi faccia battere il cuore.
c'è tutto il senso della mia vita.